Una delle abitudini più comuni degli italiani è la pigrizia. Purtroppo sì, la pigrizia è quella cosa che ci invade, che non fa altro che portarci a rallentare quell'azione che ci potrebbe aiutare a migliorare nel mindset, a migliorare nell'organizzazione giornaliera, a migliorare nel lavoro, a migliorare il rapporto con la famiglia, a iniziare un percorso di rivoluzione che ci porta a sentirci più felici, con un'automotivazione più alta, con più autostima e con dei risultati veramente concreti, risultati che magari abbiamo sempre sognato di avere. Il risultato di abbassare la percentuale di grasso corporeo o il risultato di aumentare quel chilo in più di massa magra, rendendo un aspetto fisico molto più salutare, aiutandoci molto nell'autostima. La pigrizia, ahimè, è diffusissima, come prima vi accennavo. Persone che sono già stressate, persone che non hanno un'organizzazione, persone che non si allenano. E la pigrizia entra sempre più in fondo nella persona, soprattutto quando non reagiamo. E l'arma per sconfiggere la pigrizia è la reazione, è l'azione. Iniziare con dei piccoli passi, iniziare con dei piccoli step per portare la pigrizia a tappeto. Le soluzioni quali sono? Le soluzioni per abbattere la pigrizia dovuta a uno stress, dovuta a tante ore di lavoro, dovuta a tanti componenti familiari in cui ci richiedono sempre la nostra presenza o ci immergono di tanti impegni che ahimè dobbiamo fare, è prima di tutto pianificare, segnare gli obiettivi. Pianificare un'organizzazione che sia adatta giornalmente, settimanalmente e mensilmente. Solo così riusciremo a fare azione, riusciremo a trovare quello spazio adatto o quel poco tempo adatto per noi che ci porta a migliorare, a sconfiggere mettendo a tappeto la pigrizia. La soluzione, come vi ho detto, è iniziare a fare dell'attività fisica, che sia attività fisica fatta in palestra o allenarsi a casa o meglio ancora fare delle lunghe passeggiate, dedicare un po' di tempo a se stessi. Solo così si ha il passo giusto per affrontare questa malsana situazione. Una volta che iniziamo a fare azione, una volta che iniziamo a fare delle sane abitudini come l'attività fisica o iniziare a mangiare sano o iniziare a organizzarsi o iniziare magari a autoconvincersi che la pigrizia può essere abbattuta, quello è il risultato iniziale che ci porterà al risultato desiderato. Con la pigrizia non possiamo ambire ai risultati desiderati, non possiamo perdere 30 kg in 30 giorni, non possiamo aumentare 30 kg in 30 giorni, assolutamente no. Se non fate tutti quegli piccoli step, semplicissimi step che vi ho detto poc'anzi, non possiamo riuscire ad ottenere neanche i minimi risultati. E sconfiggere la pigrizia è iniziare passo dopo passo, azione dopo azione, facendo una base e grazie a una solida base si può fare il primo, il secondo, il terzo piano, che sarebbero i risultati, che sarebbero i primi 3 kg acquisiti, sarebbero i primi 4-5 kg di grasso che abbiamo perso o le 2-3 taglie in meno che notiamo sui pantaloni. La pigrizia non si sconfigge dall'oggi al domani, ma da una serie di abitudini con costanza, con caparbietà, con determinazione che ci aiuti finalmente a sconfiggerla e a ritrovare noi stessi.